Ispirazione quotidiana. Potenzio ogni giorno sempre di più la mia immaginazione. Ispirazione di oggi. Oggi e domani facciamo un bel viaggio, per quanto breve, ma intenso, nel romanticismo, con due figure straordinarie del romanticismo. Una, quella di domani, è quella del poeta Novalis. Oggi invece incontriamo il grandissimo, uno dei miei pittori più amati in assoluto, pittore appunto, Caspar David Friedrich. Scorreranno durante questo intervento di oggi alcuni suoi dipinti mentre parlo e li riconoscerete senza dubbio subito, soprattutto il viandante sul mare di nebbia, un bellissimo e famosissimo dipinto, e tanti altri dipinti che caratterizzano subito la poetica, l'arte così intima, profonda e spirituale di Caspar David Friedrich. E proprio di questo tratta la citazione che riguarda Caspar David Friedrich. Non è di Caspar David Friedrich, ma di un figlio di un amico, il giovane von Kügelgen, che fa visita a Friedrich e ci restituisce un'immagine davvero potente, direi anzi terribile per certi aspetti, dello studio di Friedrich. Dice: lo studio di Friedrich era completamente spoglio. Null'altro che il cavalletto, una sedia e un tavolo, sul quale era appesa, per tutta decorazione, una riga a T, che nessuno capiva a che dovesse tanto onore. Persino la cassetta dei colori, la cui presenza sarebbe stata più che comprensibile, e le bottiglie dell'olio e gli stracci erano relegati nella stanza accanto, perché Friedrich riteneva che tutti gli oggetti esteriori disturbassero il mondo delle immagini interiori. Penso di non aver bisogno di aggiungere altro oggi, se non invitarvi a meditare su questa contrapposizione. Le immagini esteriori e le immagini interiori. Le immagini esteriori come ostacolo alla formazione delle immagini interiori. Quindi le immagini interiori come appartenenti a una natura completamente differente rispetto alle immagini esteriori. Se questo è vero, cioè se le immagini esteriori ostacolano, disturbano le immagini interiori, e questo, voglio dire, è un concetto caro già a Platone, perché i gradi della conoscenza, dalla conoscenza sensibile alla conoscenza ideale, sono gradi di degradazione dalla conoscenza ideale alla conoscenza sensibile, e quindi più si fanno immagini, queste conoscenze, più esse si deteriorano, diventano sempre più imperfette, anche se mantengono un richiamo alla perfezione spirituale, alla perfezione del mondo delle idee dal punto di vista platonico. Se già questa era un'idea comunque cara al grande filosofo delle idee, al grande filosofo metafisico per eccellenza, tanto più resta efficace questa contrapposizione rispetto al mondo d'oggi, dove non solo tutto è esteriore, tutto, ma dove tutto è immagine, dove tutto è immagine esteriore, compulsiva. Pensate ai social, naturalmente, soprattutto ai social sempre più dominati dall'elemento visivo. Per dire, perfino Facebook ha un valore di contenuto più astratto, visto che si basa su messaggi, perfino Twitter si basa su post, perfino Twitter, anche se aveva schematizzato, aveva disidratato ogni contenuto a un contagocce di caratteri, poi ha aumentato. Comunque sono ancora contenitori di contenuti testuali principalmente, almeno in origine come erano concepiti, e quindi hanno come centralità una riflessione che riguarda l'interiorità principalmente, manifestano l'interiorità.
Ma i social più dominanti oggi, da Instagram a TikTok, sono social invece totalmente votati alla compulsività dell'immagine, alla creazione continua, alla produzione con ansia, alla coazione a ripetere continua di immagini e alla coazione a ripetere della fruizione, se anche non si può più dire così, della digestione, ecco, di queste immagini o ingestione di queste immagini e poi digestione di queste immagini. Tutto questo rispetto all'ostacolo della possibilità di esprimere propria interiorità attraverso le proprie immagini. Questo è l'altro punto centrale. Le immagini esteriori appartengono a qualcosa che è lontano da noi. Soltanto se noi ci appropriamo di quelle immagini, e soprattutto perché naturalmente la prima percezione è quella sensoriale, sappiamo trasmutare quelle immagini esteriori in immagini interiori, che sono le nostre uniche immagini, che sono le nostre uniche vere immagini, che noi creiamo. Solo le immagini interiori, che possono certamente ritornare esteriori in forma d'arte, ma sono l'espressione interiore, sono quelle le immagini che contano. Vi invito, ci invito a meditare su questo aspetto, sul senso delle immagini esteriori, sulla loro funzione e sulla loro natura di ostacolo naturale rispetto alla vera unica possibilità di espressione di noi stessi, della nostra unicità, che è quella della creazione e generazione delle nostre immagini interiori. Vi invito, ci invito a meditare e vi invito anche a lasciare un commento in merito a questo.